Allora ragazzi, riassumendo quello che abbiamo visto nelle lezioni scorse, quindi la funzione la possiamo guardare globalmente come un blocco di programma che è caratterizzato da un nome, che è caratterizzato dal valore restituito, che è caratterizzato dal numero e dal tipo di argomenti che vengono scambiati con il programma chiamante. Poi abbiamo le parentesi graffe che individuano il blocco di istruzioni e poi nel caso di una funzione che restituisca un valore deve essere sempre definita una variabile dello stesso tipo del dato restituito alla quale sarà assegnato il valore da restituire. Poi con l'istruzione return associata a questa variabile verrà restituito il risultato di questa funzione che sarà ovviamente che deve essere compatibile con il tipo della funzione stessa. Qui abbiamo già parlato lungamente dei parametri di una funzione, quindi il tipo del risultato, i parametri formali, il corpo della funzione eccetera, quindi su questo non mi dilungo. Ricordatevi un concetto importante è legato al nome della funzione. Perché? Perché dal punto di vista del programma il nome della funzione ha un comportamento simile a quello delle variabili. Quando voi definite una variabile, quel nome di variabile viene inserito in tabella dei simboli e viene riservato spazio in memoria e viene associato un indirizzo quindi a questa variabile. Bene, con i nomi delle funzioni la cosa è più o meno simile. Quando io definisco il prototipo di una funzione, allora nella tabella dei simboli il nome di quella funzione viene aggiunta associato alle sue caratteristiche, vale a dire al tipo restituito, al numero e al tipo degli argomenti. Chiaramente quando io sto scrivendo il mio codice, chi è che sa dove si trova esattamente la funzione in memoria? Io programmatore non lo so, voglio usare la funzione exp che si trova nella libreria di programmi del C++. Allora, io l'unica cosa che faccio, includendo la libreria mat.h, vengono copiati tutti i prototipi delle funzioni. Quindi il mio compilatore sa che la funzione exp restituisce un double e riceve un double in ingresso. Ma dove si trova il codice della funzione exp? Io programmatore non lo so. Allora, quando il compilatore legge il prototipo, dice va bene, vuoi usare una funzione fatta così, il nome exp riceve un double, restituisce un double. Mi segno il nome di questa funzione, me lo segno in una tabella particolare che si chiama tabella dei riferimenti futuri e vado avanti compilando il mio programma. Chiaramente a livello di linguaggio macchina abbiamo visto che quando voglio fare un salto a sottoprogramma metto il contenuto del program counter nello stack e poi metto l'indirizzo dove comincia la funzione nel program counter per poterci saltare. Però in questo istante di tempo il mio compilatore ancora non lo sa questo indirizzo. Quindi questa istruzione non può essere completata dal compilatore, ma rimane segnata come un'istruzione per la quale ancora io non ho tutti i dati per poterla eseguire. Quindi il compilatore, in senso stretto, non genera l'eseguibile, ma genera un codice oggetto che ha in particolare un file che ha lo stesso nome del file eseguibile ma che ha estensione .o invece di .exe, dove ci sta le istruzioni tradotte in linguaggio macchina ma sono associate ancora le tabelle con i simboli non ancora diciamo risolti e gli indirizzi delle funzioni che ancora io non so dove stanno. Allora, chi si occupa di mettere insieme i pezzi e di generare l'eseguibile? Abbiamo detto che questo è il compito del linker. Il linker che fa? Legge il programma oggetto e trova l'indicazione nella tabella dei riferimenti che
io ho fatto riferimento nell'istruzione all'indirizzo 1000 alla funzione exp, ma la funzione exp non so dove sta. Allora il linker va a guardare, va bene, la funzione exp si trova nella mat.h. Allora vado nella cartella delle librerie, leggo la libreria mat.lib, vado a prendere dalla libreria mat.lib il codice della funzione exp. Lo prendo, lo metto in coda al codice che io sto scrivendo, quindi lo metto in memoria e gli assegno un indirizzo. A questo punto posso completare la scrittura del programma, perché quell'istruzione che aveva ancora un indirizzo non completo adesso ce l'ha. Ragazzi, in pratica sarebbe come dire: io genero il mio codice nell'area code, ma il compilatore legge che questa istruzione fa riferimento alla funzione exp. Allora il linker si va a prendere il codice dalla funzione exp, lo mette in memoria sempre nell'area code a un certo indirizzo e mette questo indirizzo nell'istruzione. Quindi l'istruzione del salto a sottoprogramma aveva come operando ancora un indirizzo che io non sapevo chi era. Il compilatore ha marcato questa istruzione come istruzione da completare. Il linker prende il codice della funzione exp, lo mette qui dentro, quindi gli assegna spazi in memoria. A questo punto lo mette, per esempio, a partire dall'indirizzo 1000, copia l'indirizzo 1000 in questa istruzione, di modo che il salto a sottoprogramma viene completato. E questo lo fa per tutte le funzioni di libreria che io voglio usare e anche per le funzioni che ho scritto io stesso. Tra un attimo vi farò vedere, faremo qualche esempio con il compilatore, vi farò vedere tutto quello che devo fare quando voglio utilizzare una funzione. Ragazzi, è chiaro questo concetto? Quindi il nome della funzione di per sé rappresenta un'etichetta che mi dice quel blocco di codice dove si trova in memoria. È il linker che si occupa di completare queste operazioni. Abbiamo detto che il valore restituito può essere uno qualunque dei valori corrispondenti ai tipi che abbiamo definito. In questa slide vedete qualche tipo nuovo, ci sta questo tipo int asterisco, ci sta questo nome che si chiama struct. Tra un attimo vi farò vedere che cosa sono questi nuovi tipi di dati che per il momento voi non avete ancora incontrato. Quindi per ora facciamo riferimento ai tipi standard del linguaggio, vale a dire intero, reale, carattere, eccetera. Quando la funzione finisce, bisogna restituire qualche cosa se la funzione è di tipo non void. Quindi ci sarà sempre l'istruzione return e qui ci sarà una espressione. L'espressione, sapete bene che nella forma più semplice può essere anche una semplice variabile. Return x, come si calcola il valore di questa espressione? Si prende semplicemente il contenuto della variabile x in memoria. Se io faccio return x più y, allora il mio esecutore prende quello che c'è in x, prende quello che c'è in y, li somma, calcola questo valore e questo sarà il valore restituito. Quindi in generale, quando la funzione è non void, ci sarà sempre un costrutto return associato ad un'espressione. Se non si incontra nessuna istruzione return, l'esecuzione continua fino alla parentesi graffa che chiude il corpo della funzione. Un errore tipico è quello di dimenticare l'istruzione return o di metterla dentro una sezione di codice che non verrà eseguita. In questi casi il risultato della funzione è imprevedibile e probabilmente porterà a risultati scorretti. Allora, immaginate che io scrivo questo. Mm-hmm.
questa è una funzione che deve verificare una certa operazione e mi restituisce un valore true se la condizione è vera, un valore false se la condizione è falsa. Per esempio, quando abbiamo fatto il calcolo delle date, c'era quella funzione verifica data che prendeva questi tre numeretti che io gli do e mi diceva se era vero o no che questi rappresentavano una data. Se avevo scritto 47.03.1965 è sbagliato, perché 47 non è un giorno ammissibile, quindi questa mi deve restituire. Ora, se nel corpo di questa funzione io scrivo if una certa condizione e qua ci scrivo return true e poi nient'altro, quindi se la condizione è verificata qua io dico return true. Secondo voi questa funzione è scritta bene o no? Perché è scritta male? È scritta male perché se la condizione è vera io faccio return true, ma se questa è falsa io non restituisco nulla. Quindi che succede? Quando ho chiamato questa funzione, che è di tipo non void, viene riservato spazio nello stack per il valore restituito. Ma cosa contiene questo spazio? Il valore casuale in bit che ci stava lì dentro. Poiché noi sappiamo che per una variabile logica falso è 0, vero è tutto quello che è non 0, allora se questa data è sballata e io scrivo così, io non restituisco nulla, ma quando il controllo ritorna al programma chiamante va a prendere l'ultima posizione nello stack e prende quello che c'è. Se c'è una roba diversa da zero, per lui è come se avessimo avuto un risultato true, quando il risultato che abbiamo ottenuto era invece evidentemente false. Allora fate molta attenzione: se l'istruzione return si trova condizionata a un if e io rischio di non eseguirla ma arrivare direttamente alla fine della funzione, questo è un errore. Come si corregge questa cosa? Se è così, return true, else return false, di modo che in un modo o nell'altro io restituisco qualche cosa. Ancora meglio, potrei fare così: mi scrivo bool, una variabile che chiamo cond, poi qua scrivo cond uguale a tutta quella condizione che mi dice che la data è corretta e poi l'ultima istruzione è return cond. In questo modo, se quell'espressione era vera, alla variabile booleana cond ho dato il valore vero, se era falsa ho dato il valore falso, facendo return sto comunque restituendo il valore corretto della funzione. Ragazzi, poi queste cose ce le vedremo molto negli esercizi, però tenete conto che con le funzioni e con i valori restituiti dovete fare attenzione, perché è molto facile commettere errori. La chiamata ad una funzione, vedete, in questo caso questa istruzione fa la chiamata alla funzione 1, il che significa che io faccio il salto, eseguo la funzione 1, quando questa termina ritorno qui. Posso trovare una chiamata alla funzione 2, torno di nuovo qua, eseguo questo blocco, torno indietro e riprendo l'esecuzione a partire dall'istruzione successiva. Quindi abbiamo capito che il meccanismo dello stack mi permette di realizzare in maniera efficiente il salto a una funzione, eseguo quelle istruzioni, torno indietro e attraverso lo stack posso scambiare informazioni con la funzione, ma anche memorizzare il valore restituito dalla funzione stessa. Poi abbiamo ragionato sui prototipi della funzione e abbiamo detto che il prototipo è molto importante, perché serve al compilatore a verificare che all'atto della chiamata io ho passato tutte le informazioni corrette alla mia funzione, evitando quei problemi che abbiamo visto nelle lezioni scorse di disallineamento dello stack rispetto al programma chiamante. Abbiamo visto che ci sono essenzialmente due modi di passare le variabili a una funzione.
Per valore copio il valore direttamente nello stack. Per riferimento o per reference, di fatto io metto nello stack l'indirizzo della variabile che si trova nel programma chiamante, e da un punto di vista linguistico abbiamo introdotto ieri le variabili di tipo reference. Quindi il parametro formale sarà un reference del parametro effettivo. Poi c'è questo terzo meccanismo che si chiama passaggio per riferimento tramite i puntatori, che ancora non vi spiego perché vi devo prima introdurre il concetto di puntatore. Tenete conto che questo metodo nuovo è stato introdotto per la prima volta nel linguaggio C++. Il passaggio per riferimento tramite i puntatori invece era il modo in cui si scambiavano le variabili nel linguaggio C standard. Quindi questo è quello che si faceva nel linguaggio C, questo è una delle novità introdotte nel linguaggio di programmazione C++. Vabbè, su questo abbiamo già discusso più volte e quindi consentitemi di andare veloce. Poi vi voglio introdurre il concetto di argomenti di default. Default significa che è la cosa che viene fatta sempre, a meno che io non lo specifico in modo diverso. Allora, a me questa cosa non piace molto perché è fonte di possibili errori, però ve la dico perché la trovate nelle funzioni che potreste utilizzare. Anche in altri linguaggi si usano queste cose, quindi vi potrebbe capitare di trovare una funzione definita in questo modo. Se non la usate correttamente vi può dare un errore e non sapete perché. Allora, qual è il concetto che si sono posti i progettisti del linguaggio? I progettisti del linguaggio hanno detto: ma quando io definisco una funzione, per esempio questa, ragazzi, passate un po' la voce che sennò anche questo brusio viene registrato e la qualità della registrazione peggiora. Allora, questa funzione restituisce un dato di tipo char e ha questi argomenti che sono un argomento di tipo intero, un argomento di tipo carattere, un argomento di tipo reale, un valore float. Però stranamente ci trovate, invece che la definizione int argum char c float f, ci trovate messo direttamente un operatore di assegnazione con un valore. Allora, questo che cosa ci dice? Ci dice che se io chiamassi la funzione così, senza passargli nulla, utilizzerei direttamente gli argomenti di default. Cioè, è come se io a questa funzione avessi passato come argomenti una variabile arg1 alla quale ho associato il valore 1, il carattere A, il valore 45.7. Ciò significa che all'atto della chiamata, nello stack, verranno messi direttamente questi valori costanti in corrispondenza di ciascuna di queste variabili. Allora, piuttosto che essere io a scriverlo ogni volta, se a quella funzione passo di frequente gli stessi valori, mi potrebbe convenire scrivere una cosa del genere e così rendo semplicemente più snella la chiamata. Allora, quando io scrivo una cosa del genere, per esempio, sto dicendo: guarda, il primo argomento non te lo passo perché è quello di default, quindi è come se ti avessi passato uno. Per il secondo argomento invece ti passo il carattere z e non questo carattere a. Come terzo argomento ti passo questo valore e non quest'altro valore che è segnato qui. Quindi l'unica motivazione nell'usare gli argomenti di default è quello che il programmatore si risparmia di chiamare espressamente delle variabili se assumono sempre lo stesso valore. Se ce le mette, allora deve invece indicare il valore che lui vuole utilizzare. Quindi è semplicemente un modo di rendere più rapida la chiamata, ma non ha nessun altro significato concettuale. Ricordatevi però che questa cosa può essere fonte di errore, perché se io voglio utilizzare per esempio il primo
è il terzo valore di default, ma non il secondo, allora mi devo ricordare di mettere uno spazio qua e lasciare vuoto, mettere il secondo parametro, uno spazio qua e così via. Altrimenti lui riprende nell'ordine e se io lascio per esempio il primo valore ma non il secondo e il terzo, il compilatore potrebbe avere difficoltà a individuare qual è la chiamata corretta. Quindi io vi consiglio di non usarlo proprio. Però il funzionamento è questo: se lo trovate nei programmi che utilizzate, sappiate che questa è l'idea che c'è dietro questa, gli argomenti di default. Un'altra innovazione introdotta nel linguaggio C++ è stata quella delle cosiddette funzioni inline. Che significa? Servono per aumentare la velocità del programma e sono convenienti quando la funzione si richiama molte volte nel programma e il suo codice è breve. Allora, per capire il concetto della funzione inline, dobbiamo fare un attimo una riflessione. Da un lato abbiamo detto che utilizzare le funzioni è conveniente perché, a parte la loro, il loro significato dal punto di vista della decomposizione funzionale di un problema in sottoproblemi, ma sono anche utili perché ci permettono di chiamare la funzione senza scrivere 100 volte il codice ripetendolo. Quindi piuttosto, se devo chiamarla 10 volte, devo fare 10 volte quell'operazione, dovrei ricopiare 10 volte il mio codice. Invece di ricopiare il codice, se la funzione è corposa, io richiamo semplicemente la funzione. Ma se la funzione è piccola, per esempio è una funzione che deve calcolare il valore x quadro, quindi immaginate una funzione che riceve x e calcola il valore x quadro, allora a me conviene ancora usare l'espressione funzionale, dire x uguale f di y, indicando con f la funzione quadrato. Però facciamo un attimo un ragionamento. Se la mia funzione deve fare il valore deve fare questo conto, allora in linguaggio macchina questa roba quante istruzioni diventano? Sarà un load x per prendere il valore di x e metterlo nell'accumulatore, poi sarà una roba tipo multiply ancora x e quindi va di nuovo in x, prende il valore, lo moltiplica con quello che c'è e poi ci sarà uno store y, cioè prendi questo valore e mettili in memoria. Tutto sommato sono tre istruzioni. Che succede se invece io questa cosa non la scrivo così ma la realizzo con una chiamata a funzione? Quindi ho scritto un int quad di int x e qui dentro questo diventa int y, qua ci scrivo y uguale a x per x e qua faccio il return di y. Questa è la stessa cosa realizzata come funzione. A livello di linguaggio macchina questa roba, e poi qua nel programma principale scriverò a uguale per esempio quad di b. Allora, a livello di linguaggio macchina, per fare questa operazione chiamo la funzione quad. Che significa? Quali sono le operazioni che fa il mio esecutore? Va nello stack e mette l'indirizzo di ritorno, riserva spazio per un dato di tipo intero, poi mette il valore b nello stack, poi mette l'indirizzo della funzione quad nel program counter, parte la funzione, entra qui dentro, definisce la variabile y nello stack, va in memoria e fa tutta questa operazione, poi con il return mette il valore di ritorno nello stack, svuota lo stack, il controllo ritorna al programma chiamante, prende l'indirizzo di ritorno, lo mette nel program counter e finalmente riprende l'esecuzione.
capite che c'è una sproporzione enorme. Per fare questa operazione, qui ne ho fatte 30 di istruzioni in linguaggio macchina, là ne ho fatte 3. Allora, se l'istruzione, se la funzione è corposa, cioè ha 100 istruzioni, allora mi conviene che io ne faccio 30 al posto di 100. Ma se la funzione è piccola e ha delle operazioni molto brevi, questa chiamata a funzione aumenta il costo computazionale del mio programma. Allora, i progettisti del linguaggio C++ si sono inventati le funzioni inline. Questo perché? Perché ai programmatori fa piacere poter usare l'espressione tipo funzione, piuttosto che scrivere direttamente un conticino qua dentro. Anche in fondo, anche quella funzione che fa la verifica della data è una AND di 3 condizioni logiche. Se il giorno è compreso da 1, se il mese è uno di questi e il giorno è compreso tra uno dei mesi di 31 giorni e il giorno è compreso tra 1 e 31, tutto bene, altrimenti la data è sbagliata. Se quindi è molto facile scrivere quella condizione. Tutto sommato sono 2 condizioni logiche. Se mi vado a fare il conto di quanto mi costa metterlo come funzione e utilizzarla, vedo che forse non mi conviene. Però mentre scrivo il mio programma mi è molto comodo scrivere bool verifica data, chiamo una funzione e ho risolto il problema. Allora i progettisti sono inventati questa funzione inline. Quando io scrivo inline int quad, di fatto il mio compilatore non me la tratta come una funzione, ma mi copia direttamente il codice al punto giusto e non attiva proprio il meccanismo della chiamata funzione, dello stack e tutto il resto. Quindi io programmatore la uso come se fosse una funzione, ma dal punto di vista pratico è semplicemente una ricopiatura del codice al posto giusto ogni volta che io chiamo la funzione. Quindi ho i 2 vantaggi: ho il vantaggio di avere un'espressione tipo funzione che mi è comoda quando programmo, ma ho l'efficienza del codice scritto direttamente qui dentro. Si chiama inline perché è appunto copiata in linea, cioè sullo stesso punto in cui la chiamo. La definizione è banalissima: inline e poi int, somma, eccetera eccetera. Quindi questa operazione è veramente comoda. Quindi ovviamente questo è solo un consiglio di efficienza. Se dovete fare cose piccole come questa, una funzione che somma 15, allora scritta così, questo viene ancora assunto come parametro effettivo, come valore passato, questo è il parametro formale. Quando io la richiamo A uguale sommare 15 di x, è come se io stessi al posto della funzione scrivendo x uguale x più 15, però mi rimane la forma tipo funzione. Allora arriviamo finalmente a un punto che è estremamente importante in un qualunque linguaggio di programmazione. Ora abbiamo tutti gli elementi per poter ragionare su quelle che vengono dette le regole di visibilità delle variabili. Ragazzi, questa è la prima cosa che un qualunque programmatore, quando si mette a studiare un linguaggio di programmazione, deve imparare. La prima cosa che uno guarda è come vengono rappresentati i dati nei registri, cioè con quel linguaggio e con quel compilatore quanti bit vengono assegnati a ogni tipo di dato. Poi devo capire quali sono le regole di visibilità delle variabili. Allora, che cosa si intende con il termine regola di visibilità delle variabili? Allora, se nello scrivere il mio programma io scrivo l'istruzione int x in questo punto, mi chiedo, rispetto a tutto il codice che io ho scritto, in quante parti
in quali parti, scusate, meglio, in quali parti del mio codice io posso utilizzare questa variabile x. Cioè, la variabile x che ho definita qua, in quali istruzioni del mio programma può essere utilizzata? Se mi trovo qui giù e voglio utilizzare la variabile x, lo posso fare oppure no? Allora, per rispondere a questa domanda, dobbiamo capire quali sono le regole che hanno definito i progettisti del linguaggio. Allora, il codice scritto nel linguaggio C++, come è organizzato? Allora, abbiamo detto che il linguaggio C++ ci consente di scrivere il mio programma, il mio codice, tutto organizzato in funzioni. Cioè, da un punto di vista proprio di linguaggio, un programma scritto nel linguaggio C++ è un insieme di funzioni tra le quali ce ne deve essere sempre una e una sola che si chiama main. Allora, questo significa che se io prendo tutto il codice che ho scritto, questo lo posso vedere come fatto da una serie di funzioni F1, F2, Fn, ma in questo insieme ci deve essere una e una funzione che si chiama main. Il mio esecutore entra in questa funzione e esegue una di seguito all'altra tutte le istruzioni che stanno scritte nella funzione main. Queste istruzioni che stanno scritte qui dentro possono a loro volta richiamare una o più delle funzioni che fanno parte del mio programma. A loro volta ognuna di queste funzioni può richiamare se stessa oppure una delle altre funzioni che fanno parte del mio programma. Quindi l'organizzazione del codice nel linguaggio C++ prevede un insieme di funzioni nel quale ci deve essere una e una funzione che sta scritta qui dentro, una funzione che ha il nome main. Allora, quali sono le regole di visibilità delle variabili? Una funzione che è definita dentro il main, scusate, una variabile che è definita dentro alla funzione main, dove può essere acceduta? Cioè, in quali istruzioni io posso andare a utilizzare questa variabile, richiamarla, modificarla, farci delle operazioni? Allora, la regola è: una variabile definita all'interno della funzione è accessibile solo all'interno di quella funzione. Cioè, il suo nome è noto solo all'interno di questa funzione. Quindi, se io voglio utilizzare questa variabile in una di queste altre funzioni, che devo fare? Gliela devo passare attraverso i parametri della chiamata funzione. Ma se io ho scritto qua int x, solo qui dentro posso modificare questa variabile x. Ragazzi, può benissimo darsi che nella funzione f1 c'è un'altra variabile che si chiama x, ma se io qui dentro scrivo x++, secondo voi quale variabile viene modificata? Non la variabile x che sta scritto qua. Ragazzi, il compilatore, quando traduce questa funzione in linguaggio macchina, aggiunge il nome x nella tabella dei simboli di questa funzione. Quando traduce quest'altra funzione in linguaggio macchina, aggiunge il nome x nella tabella dei simboli di quest'altra funzione. Sono, anche se si chiamano tale e quale, sono due variabili diverse che si trovano in posizioni diverse dalla memoria. Se io qui faccio x++, sto modificando questa variabile x e non quest'altra. Quindi la regola generale di visibilità è: una variabile definita all'interno di una funzione è visibile
cioè modificabile, accessibile, eccetera, solo all'interno di quella funzione. Le variabili che sono definite dentro una funzione, dove vengono allocate? Abbiamo detto che nell'area di memoria associata a un programma abbiamo un'area che è l'area code, poi abbiamo un'area che è l'area abbiamo chiamato data, e tra un attimo vedremo che cosa contiene, e poi c'è un'altra area il cui confine, diciamo, è modificabile di continuo, e che divide un'area che abbiamo chiamato IP e che tra un attimo vedremo a cosa serve, e un'area che abbiamo chiamato stack, che è quella che viene utilizzata dalle funzioni. Allora ragazzi, tutte le variabili che sono definite all'interno di una funzione e tutti i parametri formali, cioè le variabili proprie della funzione che verranno poi scambiate all'atto della chiamata di quella funzione, bene, tutte queste variabili vengono automaticamente messe in memoria nello stack. E quindi capite bene che sono variabili che sono visibili solo dentro la funzione. Perché? Perché la variabile che è messa nello stack è certamente visibile solo all'interno di quella funzione? Perché quando parte la funzione, a partire dalla testa dello stack, che è una posizione libera, la funzione alloca i dati sullo stack. Le variabili hanno un indirizzo che è composto da il valore base dello stack più i byte che vengono via via occupati nello stack. Quindi è come se io ogni volta partissi dalla base dello stack e andassi a allocare nelle posizioni che trovo libere nello stack, però non a partire da zero, ma a partire dalla posizione dello stack pointer. Quindi ragazzi, una variabile automatica è allocata nell'area stack, viene detto stack frame, cioè blocco di registri dello stack, a partire dal valore dello stack pointer. Quando la funzione termina, quell'area di memoria viene liberata, e i dati vengono proprio rimossi dallo stack, quindi quella variabile in memoria non esiste più. Sia i parametri formali, sia le variabili locali ad una funzione vengono allocate in memoria direttamente sullo stack. Quando vengono allocate? Quando parte la funzione. Quindi è chiaro che la funzione main, che rimane sempre in vita per tutto il programma, perché è una funzione particolare, avrà i suoi dati sempre conservati nello stack, però a partire dalla posizione dello stack pointer relativo alla funzione main. Ragazzi, che succede quando nella funzione main io chiamo la funzione F1? Allora, se questo è lo stack e questa è, diciamo, la funzione main, che a sua volta mette i suoi dati qui dentro. Quindi tutte queste sono le variabili che sono state allocate per la funzione main. Dopodiché la funzione main chiama la funzione F1. Ma allora che cosa succede? Supponete che la funzione main ha definito qui una variabile che si chiama x, che è allocata in questa posizione dello stack. Nella funzione main richiamo la funzione F1. Allora che succede? Che
in testa allo stack viene messo l'indirizzo di ritorno. Poi alloco qui la variabile x all'interno della funzione main. Ma adesso lo stack pointer associato alla funzione f1 da dove è partito? È arrivato qui. Allora, quando io faccio riferimento alla variabile x, faccio riferimento alla variabile x che si trova nella posizione dello stack pointer. Se la funzione è chiaramente l'indirizzo di ritorno, si troverà nella posizione stack pointer meno, se la variabile x ha 4 byte, stack pointer meno 4. Quindi quando nella funzione f1 io dico x++, per realizzare questa istruzione si va in memoria all'indirizzo della variabile x, ma qual è? È l'indirizzo stack pointer più 0, perché sono sulla testa dello stack. Il valore lo scrivo qua dentro. Quando la funzione f1 termina e il controllo ritorna al main, lo stack pointer viene decrementato e si riporta a questo valore qui, perché ora tutta questa roba la considero libera. Quando nel main faccio riferimento alla variabile x, questa che indirizzo avrà? Stack pointer meno 4, perché per esempio si trova in memoria in questa posizione qua. Ora, poiché nella funzione quando faccio riferimento all'indirizzo della variabile ho sempre un indirizzamento relativo rispetto allo stack pointer, allora io posso accedere esclusivamente alle variabili che sono definite nello stack frame della mia funzione. Ragazzi, vi è chiaro questo concetto? Facciamo un esempio, perché non mi rispondete e non sono sicurissimo che vi sia chiaro, ve la complico un poco. Allora, supponete che nella funzione main definisco una variabile che chiamo x, poi chiamo la funzione f1. La funzione f1 definisce al suo interno un'altra variabile x, e poi la funzione f1 stessa al suo interno richiama di nuovo se stessa. Quindi qua che è successo? La funzione main ha chiamato la funzione f1, la funzione f1 è partita, ha allocato sullo stack la variabile x, ha richiamato un'altra volta la f1, f1 riparte, definisce un'altra variabile x e così via. Allora, ovviamente questa cosa, per evitare che diventi un loop infinito, scriviamola più correttamente: se si verifica una certa condizione, richiama ancora la funzione f1. Altrimenti, se lo scrivessi in questa maniera, questo non finirebbe mai, perché f1 richiama f1, richiama f1 e così via. A un certo punto questa condizione diventa falsa, la funzione f1 non la richiama più e il programma termina. Allora, vediamo che succede nello stack. Qui ci sono tutti i dati relativi al main. E qua c'è la variabile x che ho definito nel main. Lo stack pointer è arrivato qua sopra, perché ho allocato nello stack, quando voi allocate spazio nello stack, incrementate lo stack pointer e qua ci mettete qualche cosa. Se voglio allocare nello stack un tipo, una variabile intera, e il tipo intero occupa 4 byte, questo si incrementa di 4 posizioni e si porta al primo dei 4 byte che rappresentano l'intero. Quindi posso fare una convenzione, ma ce ne sono tante, che lo stack pointer mi punta all'ultima posizione occupata nello stack, o se volete alla prima libera. Ci sono le due opzioni, tutte e due altrettanto valide. Facciamo questa ipotesi. Allora, questa è la situazione
quando nella funzione main viene chiamata la funzione F1. Allora che succede? Succede che qui nello stack, lo stack pointer si incrementa. Qua ci metto l'indirizzo di ritorno. Lo stack pointer si incrementa, alloco la variabile x, questa è la prima chiamata della funzione F1. Ora lo stack pointer è arrivato qua sopra. Sto eseguendo il corpo della funzione F1. Verifico la condizione, richiamo la funzione F1. Che succede? Succede che di nuovo incremento lo stack pointer, qui ci metto il nuovo indirizzo di ritorno, alloco di nuovo la variabile x. Questa è la seconda chiamata della funzione F1. Lo stack pointer sta qua sopra. Alla seconda chiamata della funzione F1 la condizione non è più vera e il programma termina. Cioè che significa? Significa che lo stack pointer viene decrementato e quindi libero questa parte della memoria. Prendo l'indirizzo di ritorno, lo metto nel program counter e ritorno esattamente qui dopo la prima chiamata alla funzione F1. Quindi sono rientrato nella funzione F1 stessa, ma a questa posizione qua. La funzione F1 termina, quindi libero quest'altra parte dello stack, metto l'indirizzo di ritorno nel program counter, sono tornato nel programma main a questa istruzione qua, che è quella successiva. Allora ragazzi, capite che non c'è mai possibilità di errore, perché ogni volta che sto eseguendo una funzione mi trovo all'interno del suo stack frame. Quando faccio riferimento alla variabile x nella seconda chiamata della funzione F1 è quest'area di memoria qua. Quando sto nella prima chiamata della funzione F1 è quest'area di memoria qua. Quando sto nel main è quest'area di memoria qui. Quindi lo stack, con questo meccanismo di allocazione, mi permette in maniera veramente molto efficiente di realizzare le chiamate a sottoprogramma. Ma ricordatevi, il punto fondamentale è: una variabile definita in una funzione è visibile solo all'interno della funzione. Questa era anche la regola di visibilità del linguaggio C. I progettisti del linguaggio C++ hanno aggiunto un'ulteriore condizione. Allora, ragazzi, supponete che a me serva definire una variabile per fare una certa operazione. Per esempio, se una condizione è vera, allora devo fare un conto. Se la condizione è falsa, questo conto non devo farlo. Quindi è come se dicessi: chiedo all'utente, c'hai dei dati da inserire? Se lui mi risponde sì, allora io mi prendo questi nuovi dati e mi definisco una variabile per sommarli e farne la media. Se invece lui questi nuovi dati non ce li ha, io questo punto non lo faccio proprio. Allora, se avessi come unico meccanismo di definizione quello delle variabili dentro una funzione, io in ogni caso dovrei definire spazio per le mie variabili, tutte quelle che mi servono, e in più anche lo spazio per sommare questi dati nel caso in cui l'utente me li voglia inserire. Ma nel caso in cui l'utente non me li vuole inserire, questi dati non mi servono. E quindi non dovrei neanche definire una variabile in memoria per contenerli. Allora, se io scrivessi per esempio int x, y, z, ma le variabili y e z mi servono solo se è vera una certa condizione e mi servono solo per fare un conto. Quindi devo fare una certa operazione. Nel linguaggio C non avrei altro modo che fare questo. Nel linguaggio C++ io potrei dire:
if questa condizione è vera, allora int y, virgola z. Quindi queste variabili non me le definisco subito, ma me le definisco solo se mi servono. E queste variabili sono inserite in questo blocco di dati. Che vuol dire? Vuol dire che se la condizione è vera, allora alloco nello stack queste due variabili, le uso, ma quando il blocco finisce le variabili le butto via, non ci stanno più in memoria. Allora, questo concetto nuovo è il concetto di regola di visibilità delle variabili nel singolo blocco. Queste variabili non vivono come la variabile x tutta la vita della funzione, ma vivono solo la vita del blocco. Quando io eseguo queste istruzioni, ci sarà a livello di linguaggio macchina un'istruzione che mi alloca spazio nello stack. Questa istruzione come si chiama? Quello che in termini informatici viene detto: faccio un push nello stack, cioè metto qualche cosa nello stack incrementando il valore dello stack pointer e quindi ho una posizione libera. Quando le usate si dice che faccio un pop dallo stack, cioè riduco il valore dello stack pointer e quindi rendo libero quell'area di memoria che non è più utilizzabile. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è che non devo tenere bloccati tutti questi byte di memoria per tutta l'esecuzione del programma, ma solo per l'esecuzione del blocco. Ragazzi, se avessi 4-5 blocchi da eseguire in alternativa, per ognuno dei quali mi servono 2-3 variabili, alla vecchia maniera del C dovrei definire tutte le variabili per tutti i blocchi. In questa maniera, quando eseguo un blocco, alloco lo spazio in memoria e poi lo libero. Quando eseguo l'altro blocco, di fatto sto riutilizzando lo stesso spazio dello stack per metterci nuovi dati e quindi complessivamente risparmio spazi in memoria. Ragazzi, lo spazio in memoria è una questione delicata, specialmente nelle applicazioni industriali, dove voi lavorerete spesso con dei PLC, che sono dei computerini leggeri per fare il controllo delle linee di produzione. Non vi scordatevi che tenete i gigabyte che avete su un computer del genere. Voi vi trovate con delle schedine con pochi byte di memoria all'interno. Che fate? Li dovete utilizzare in maniera opportuna. Se io ho un computer come quello che ha 32 giga di memoria RAM, vabbè, ci metto tutto quello che me ne frega proprio. Ma se invece la memoria diventa una risorsa critica, allora poter allocare i dati in memoria in maniera efficiente diventa una cosa estremamente utile. L'operazione di push significa che se mi serve un ulteriore dato nel main, io aumento lo stack pointer e uso questi byte per le variabili y e z. Poi non mi servono più, dealloco quello libero. Poi me ne servono altre, dove le alloco? Nello stesso spazio qua sopra. Cioè quegli stessi byte, se non li devo utilizzare sempre, ma li devo utilizzare in momenti diversi, allora ci carico il dato giusto quando mi serve e complessivamente ottengo un risparmio di memoria. Quindi nel linguaggio C++ introduciamo l'ulteriore concetto di regola di visibilità del blocco. Voglio farvi vedere un'ulteriore conseguenza di quest'idea. La variabile i, quando viene definita, io ho scritto for int i uguale 0, i minore di 10, i più più. Definisco nello stack la variabile i quando comincia il ciclo. La uso qui dentro, quando il for termina, la variabile non esiste più. Anzi, lasciamo questo così.
la variabile k che sta scritta qui dentro, quando viene allocata in memoria? Questa è una condizione un po' più pesante, perché il nostro esecutore che fa? Entra nel ciclo for. I uguale 0 è minore di 10, sì, allora eseguo questo blocco, definisco la variabile k, la uso in questo blocco, la dealloco appena finisce, torno qua sopra, i vale 1, è minore di 10, sì, entro nel blocco, ridefinisco nello stack la variabile k, la uso, la dealloco e così via. Questo giochetto fa sì che per 10 volte la variabile k è messa nello stack e tolta, è messa e tolta e così via. Quindi state attenti, questa cosa va fatta se è proprio indispensabile, altrimenti è meno utile, ma è molto utile questa cosa qui. Se una variabile mi serve solo per il controllo del ciclo, la definisco giusto un attimo prima di entrare nel ciclo, quando il ciclo finisce questa variabile non esiste più in memoria. Ragazzi, nel linguaggio C++ queste variabili vengono dette automatiche, perché sono automaticamente allocate sullo stack quando parte la funzione, quando parte il blocco, quando parte il costrutto. Sono visibili esclusivamente qui dentro, dentro la funzione o dentro il blocco. Ma noi abbiamo anche detto però che, facendo l'esempio carta e penna, che ci faceva piacere avere un foglio di carta grande dove scrivevamo delle variabili e ci potevano mettere le mani tutti. Abbiamo discusso la volta scorsa che questa è un'opportunità che mi può dare dei problemi, perché se tutti ci mettono le mani, allora in caso di errore devo guardare tutto il codice. Ragazzi, oggi il numero di variabili globali messe in un programma è uno dei parametri con cui si misura la qualità del codice. Più variabili globali ci sono, più il codice è scadente. Però per alcune cose mi potrebbero tornare comode. Allora, come faccio a definire una variabile globale? Una variabile globale è una variabile che è definita al di fuori di ogni funzione. Quindi se io qua scrivo int x e poi qua comincia la funzione int name parentesi parentesi eccetera, ma questa variabile x è scritta al di fuori di ogni funzione, allora ragazzi questa variabile x si troverà in memoria in questa area, l'area data. Ragazzi, quest'area di memoria non è indirizzata in modo relativo rispetto allo stack pointer come è qui, ma ha un indirizzo assoluto, cioè ogni variabile è associato un indirizzo che è quello e rimane quello per tutta la durata del programma. Perché ho messo questa linea tratteggiata dallo stack e l'heap? Voi ancora non sapete l'IP a che serve, però avete capito che lo stack viene occupato crescendo con lo stack pointer. Allora, se ci metto poche cose, lo stack è piccolo. Più inserisco dati e più lo stack aumenta la sua dimensione. L'aumenta a discapito dell'IP, perché tutta quest'area ha dimensione fissata. Più aumenta l'uno, più diminuisce l'altro. Per ora, vi ripeto, l'IP lasciatelo perdere perché ve lo introdurrò quando vi parlerò dell'allocazione dinamica della memoria. Per ora guardiamo semplicemente l'allocazione standard, che è quella delle variabili automatiche allocate sullo stack. Più ne definisco e più lo stack cresce.
Quando te alloco, lo stack decresce. Quindi il confine tra queste due regioni si modifica a seconda di come utilizzo lo stack. Ragazzi, allora, che vi dico un altro paio di cose e poi vediamo qualche esempio, così alleggeriamo un po' la lezione. Allora, che cosa succede se io qui dentro, nel main, chiamo la funzione f1? Se la funzione f1 al suo interno chiama ancora la funzione f1 e così via, abbiamo detto questo diventa un loop infinito. Ma secondo voi il nostro sistema operativo che cosa ci dice a un certo punto? Beh, succede che parte la funzione main e alloca spazio nello stack. Chiama la funzione f1, alloca spazio nello stack. La funzione f1 chiama se stessa e alloca spazio nello stack. La funzione f1 richiama se stessa e alloca spazio nello stack. E questo salve. Quando a un certo punto tutto lo stack si riempie, si verifica quello che si chiama stack overflow, cioè allocando, ho riempito tutta l'area di memoria associata allo stack, il sistema operativo interviene e mi dice basta, hai occupato tutta la memoria che ti ho dato, ora stai tentando di accedere a un'area di memoria assegnata ad altri processi, ti interrompo e ti interrompo l'esecuzione, mando un codice di errore. Quel codice di errore corrisponde al messaggio stack overflow. Quindi fate molta attenzione quando fate le chiamate al programma, dovete sempre verificare che queste chiamate al programma terminino, perché ogni chiamata al programma, sotto programma, richiede un'occupazione di area nello stack, e questa ha una conseguenza sulla dimensione dell'area occupata. Se ne prendo troppa, a un certo punto questa situazione diventa critica e il programma va in errore. Ragazzi, è vero che con le architetture moderne dei calcolatori questo è un evento molto più raro rispetto a prima. Oggi, con il meccanismo che si chiama della memoria virtuale, noi, indipendentemente dallo spazio fisico che abbiamo nella memoria RAM, abbiamo il meccanismo della memoria virtuale che ci dà virtualmente tutto lo spazio di memoria indirizzabile come se ce l'avessimo. Anche se io ho un solo giga, ma lo spazio è 4 giga, io vedo come se avessi una memoria di 4 gigabyte. Però io ho un solo giga, che succede? Quando non ho più spazio, allora il sistema in maniera automatica prende alcune delle pagine che stanno nell'area di memoria, le sposta sul disco, dal disco sposto una pagina nuova e io quindi è come se virtualmente avessi tutto questo spazio. Se fisicamente non ce l'ho, è come se lo tenessi prolungato sull'hard disk. Questa cosa che effetto ha secondo voi sull'efficienza del programma? Lo rallenta in maniera drammatica, perché in memoria centrale ci vado con un tempo dell'ordine dei nanosecondi, sull'hard disk sono millisecondi. Questo è uno dei motivi per i quali, se uno prova a far girare un sistema pesante tipo Windows 10 con un solo gigabyte di memoria, quello per ogni operazione vedete che l'hard disk si accende. Perché? Perché fa swap sul disco, cioè una parte, poiché ha poco spazio, ma il loop del sistema operativo è più grande, lo divide in pagine, quando non c'ha più spazio leva una pagina e mette un'altra e quindi il programma si rallenta moltissimo. Allora il messaggio è: anche se con la memoria virtuale abbiamo spazi di memoria ampi, tenete conto che la memoria comunque è una risorsa limitata e va usata in maniera efficiente anche in sistemi come questi che sono dotati di memoria considerevole. Poi tutto dipende dalle applicazioni. Se dovete risolvere un sistema di equazioni differenziali con un numero di equazioni e di variabili molto grande dell'ordine del centinaio, i gigabyte si sprecano. Noi che lavoriamo nel campo dell'analisi automatica di immagini, le immagini occupano porzioni di memoria enorme. Se devo fare una convoluzione
su un'immagine il gigabyte grande, i gigabyte si sprecano. Quindi la memoria è una risorsa che va usata in maniera assolutamente attenta. Va bene, ragazzi, ci sono ancora alcuni concetti che vi devo dare sulla visibilità delle variabili, però non voglio affogarvi tutto adesso con queste cose, voglio farvi vedere qualche esempio al calcolatore. Allora, ragazzi, prendiamo questa applicazione qua e proviamo a definirci. Aspettate che metto il carattere un po' più grande, se non vedete. Allora, in questa funzione, in questo programma molto semplice, io ho il main e ho immesso un valore. Allora, supponete che adesso io di questo valore che ho inserito ne voglio calcolare il quadrato. Quindi mi posso definire una funzione che fa questa operazione. Allora, qua potrei scrivere, richiamo la funzione, qua mi definisco un'altra variabile intera y e qua scrivo y uguale quando una funzione quadrato di x. Allora ho aggiunto questa funzione, adesso devo scrivere il corpo di questa funzione. Allora, il corpo di questa funzione me lo vado a scrivere per esempio in questo stesso file e qua scrivo int quad e qua ci scrivo int a. Dentro questa funzione definisco int b, poi scrivo b è uguale a b è uguale a a per a e poi faccio return b. Quindi ci ho messo la mia funzione qua, qui ci ho messo la chiamata a questa funzione, dopodiché io qua scriverò ancora allora, qui ci scrivo il quadrato del valore inserito e ci metto il valore y che ho calcolato. Ok? Allora, fatto tutto questo, salvo il mio programma,
e lo vado a compilare. E vediamo che cosa ne viene fuori. Allora, non riuscite a vederlo perché questo è piccolissimo, ma qua mi dice build failed e mi dà un errore. L'errore che mi dà, ve lo leggo dal compilatore, mi dice error, quad was not declared in this scope. Se cliccate su questo punto, il cursore si porta qua e vi dice, vedete, qui c'è sottolineato in grigetto e vi dice quad is not declared in this scope. Allora uno si chiede, ma come? Io la funzione quad ce l'ho messa qua, perché non la provo? Perché il compilatore traduce le istruzioni partendo dalla prima fino all'ultima. Allora, quando comincia a tradurre, vedete, questo è l'unico blocco di codice. Sta compilando la funzione, che si chiama main.cpp. Quando compila questa funzione, ne genera un altro file che si chiama main.o, dove c'è il codice oggetto non ancora pronto perché deve essere collegato con le altre funzioni dal linker. Però lui, mentre sta eseguendo questa roba, questo lo sa fare perché lo mette in tabella dei simboli, va avanti eccetera, ma arrivati qua si dice y uguale quad, ma quad che cos'è? È una roba che lui non conosce e dice questa cosa non so che cos'è, si ferma e gli dà un errore. Bene, allora uno potrebbe pensare, ma io lo frego, in che modo? Prendo questa funzione qui, e la metto prima del main. In questo modo, lui prima trova questo, e quindi capisce che cos'è qua. Quando poi scorre sotto e deve fare quad, ha già capito che cos'è. Cioè questa l'ha già tradotta in linguaggio macchina, l'ha già messa in memoria, ha dato un indirizzo di memoria alla variabile, al nome quad che corrisponde a quella funzione. Beh, allora vediamo se in questo caso funziona. Quindi proviamo a ricompilare. Stavolta mi dice build successful, quindi ha compilato correttamente il mio codice. Proviamo a eseguirlo. Allora, immetti un valore intero, io dico 5, e lui mi risponde il quadrato del valore inserito è 25, quindi abbiamo fatto correttamente tutte le operazioni. Allora, vi domando, stavolta il compilatore non mi ha neanche chiesto il prototipo della funzione. Perché non me l'ha chiesto? Perché nello stesso file c'ha la chiamata alla funzione e la funzione stessa, e quindi può immediatamente controllare che il modo in cui l'ho chiamata è coerente con il modo in cui l'ho scritto. Però questo ci porterebbe a dover usare tutte le funzioni nello stesso file. Non solo, ma fare molta attenzione che se io definisco più funzioni e queste si chiamano tra di loro, se chiamo una funzione prima che questa non sia stata definita, sono fregato, ho un errore. Quindi questo modo di fare non ci tutela. Allora, per evitare questo problema, io potrei fare un'altra cosa. Potrei dire, va bene, ma io questa funzione comunque la definisco dopo il main o in una qualunque altra parte del codice, però qua davanti ci scrivo int quad di int punto e virgola. Cioè, sto dicendo al compilatore, guarda, quad è una funzione che troverai definito da qualche parte, che restituisce un intero e vuole come argomento di scambio un intero. Allora il compilatore, quando vede questo, che cosa fa? Proviamo a compilare.
stavolta, anche se il codice è scritto dopo, mi ha scritto build successful. Perché? Perché il mio compilatore, ragazzi, questi sono passaggi che dovete capire proprio fino in fondo, il mio compilatore quando vede questo aggiunge il nome quad in una tabella dei riferimenti non risolti, cioè ancora non sa quad dove si trova in memoria, però sa che quad è una funzione che restituisce un intero e vuole un intero. Quando comincia a compilare questo programma, trova questa chiamata e dice vabbè, la chiamata è corretta, allora si segna l'istruzione 23 e dice guarda, in questa istruzione c'è il nome quad della funzione che io però ancora non so dove sta in memoria, e va avanti. Quando trova la funzione quad, dice ok, la traduco in linguaggio macchina, la metto in memoria a un certo indirizzo, a questo punto posso tornare indietro a questa istruzione qua, completarla mettendogli l'indirizzo di memoria dove ho scritto questa funzione in memoria. E tutto funziona correttamente. Tant'è che se io ora eseguo questo programma, metto il valore 6 e lui mi risponde in maniera corretta 36. Beh, allora, qual è la regola? La regola è, se io voglio utilizzare delle funzioni all'interno del mio file, per non impazzire definendo la funzione sempre un attimo prima di richiamarla, allora io le funzioni le scrivo nell'ordine in cui voglio e non mi interessa, ma devo mettere in testa al mio file tutti i prototipi delle funzioni che voglio utilizzare, perché in questa maniera io le posso richiamare senza problemi. Ad esempio, se volessi utilizzare una funzione cubo, e qua mi basta semplicemente che mi definisco un'altra funzione qui sotto, e tutto funziona perfettamente. Verifichiamolo. Salvo, compilo. Mi dice che la compilazione è andata a buon fine. La eseguo, metto il valore intero 4 e lui mi risponde che il quadrato è 16, il cubo è 64. Allora, qual è la regola? Io posso richiamare le funzioni come voglio. Se volete, io qui dentro, nel fare la funzione cubo, potrei scrivere b uguale quad di A, poi scrivere B è uguale a B per A e ottenere esattamente lo stesso risultato, cioè nella funzione cubo io richiamo il quadrato e poi faccio ancora un'altra operazione. Quindi vedete, ho questa funzione, qui ho richiamato la funzione quad, nel main le ho richiamate tutte e due, stanno scritte tutte dopo, ma avendo messo i prototipi prima io posso compilare, posso eseguire il mio programma e ottengo esattamente la stessa operazione. Il quadrato è 25, il cubo è 125. Beh, ragazzi,
per non portarvelo a lungo, è chiaro che se nel main voglio utilizzare 50 funzioni, le scrivo, ma devo mettere tutte e 50 prototipi qui sopra. E devo mettere tutto in un unico file. Qual è lo svantaggio di mettere tutto in un unico file? Che se quest'unico file comincia ad avere migliaia di righe di codice, la compilazione può durare anche diversi secondi. Magari io ho sbagliato a scrivere una sola istruzione in questa funzione, ma io ricompilo un blocco di migliaia di righe di codice perché ho sbagliato solo questa. Allora mi farebbe comodo poter separare su più file il mio progetto, avere un file dove c'è solo il main, un altro file dove ci metto invece tutte le funzioni. Allora, se voglio fare questo, vado qui nel progetto e qua scrivo aggiungi file un new source file cpp e me lo chiamo functions.cpp. Vedete, qua riuscite a vedere poco, adesso nel progetto ci sta il main e qua si è aggiunto questo file che è del tutto vuoto. Allora, io che cosa faccio? Bene, torno nel main, ragazzi, in questo file ci metto direttamente il codice di queste due funzioni, ma l'ho tolto dal main. Allora, nel main io queste funzioni ce le levo. Però, se lo voglio eseguire correttamente, non posso togliere queste due istruzioni. Vi faccio vedere che succede se le tolgo. Le metto un attimo come commento. Allora, vedete, adesso il main è fatto così. Le funzioni le ho copiate pari pari in quest'altro file, salvo tutto e compilo. Secondo voi che succede? Succede ancora che ho un errore. Perché? Perché nel main, di nuovo, il mio povero compilatore, quando arriva a trovare questa roba qua, non sa che cos'è. Allora, per poter usare queste funzioni, che stanno scritte da un'altra parte, devo mantenere i prototipi. Se io metto questo, adesso ricompilo, stavolta la compilazione è andata a buon fine. Vedete, il main sta qua. Allora, che succede? Che quando il compilatore compila il main, arrivato a questo punto dice questa funzione, questa è una funzione, da qualche parte la troverò e si segna questa istruzione. Poi fa questa e si segna quest'altra. Il file finisce, le funzioni non le ha trovate. Però non va in errore, ti dice semplicemente, allora dico al linker, guarda, nel compilare questo programma, questa non so dove sta, quest'altra non so dove sta. Il linker poi, dopodiché il compilatore compila anche l'altro file che si chiama, ragazzi, non fate confusione, due minuti e ce ne andiamo. Il compilatore compila anche quest'altro file che si chiama functions.cpp e genera il codice. Ovviamente il compilatore, quando compila questo file qui, mette nelle variabili visibili all'esterno anche il nome quad e il nome cubo, perché le alloca in memoria e dice guarda, la cubo si trova all'indirizzo 1000, quad si trova all'indirizzo 2000. Il linker mette insieme i due pezzi. In pratica il compilatore genera main.o,
e genera functions.o. Il linker prende queste due funzioni, dice main.o che ti serve? Cubo e quad. Functions.o, quali nomi esterni c'hai? Quad e cubo. Dove stanno? Indirizzo 1000 e indirizzo 2000. Prendo questi indirizzi, li metto nelle istruzioni del programma main.o, le rendo definitive, metto insieme i pezzi, genero l'eseguibile. Però tutto questo mi comporta che io, per usare queste funzioni del main, mi devo scrivere a mano i prototipi. Se voglio usare la libreria mat.h, che ha più di 100 funzioni, mi devo mettere a mano io a mettere tutti i prototipi delle funzioni, se no il programma non va. Allora, per evitare questo, è stato introdotto il concetto di idle file. Piuttosto che scrivere quello, io aggiungo un idle file. Vedete, faccio new C++ idle file e me lo chiamo functions.h. Che cosa ci scrivo in questo idle file? Esattamente i prototipi delle funzioni, cioè vado nel main, prendo queste due cose, le tolgo da qua e le vado a mettere direttamente qui dentro. Ora, nel main, per poter utilizzare quei prototipi, li devo includere lì del file, cioè accanto a tutte queste include dei file di libreria ci aggiungo anche un'altra include, cancelletto include, e qui stavolta tra doppi apici ci scrivo, vedete, già me lo suggerisce functions.h. allora nel main ho incluso functions.h, che significa? Il compilatore, quando legge questa istruzione, prende il file functions.h e lo copia pari pari in questo punto, cioè vengono inseriti tutti i prototipi. Ragazzi, i prototipi mi servono anche qui dentro, perché la funzione quad, la funzione cubo richiama la funzione quad, quindi anche qui dentro ho bisogno, così come li ho messi qua, di inserire i prototipi. Allora, tolgo queste due istruzioni da qui e faccio la stessa operazione. Cancelletto include functions.h. Allora, ragazzi, la regola è, quando vi fate un file con delle funzioni, immediatamente vi fate un altro file che ha lo stesso nome di questo ma con estensione .h. Includete il file qui dentro e lo includete anche in tutti i file nei quali volete utilizzare queste funzioni. Adesso, in functions.h sono scritti i prototipi. Nel main uso questi prototipi che stanno scritti su un altro file da un'altra parte. Ora posso compilare di nuovo. La compilazione è andata a buon fine, eseguo il programma e il programma funziona correttamente. 7, questo è il quadrato, questo è il cubo. Ma la cosa interessante è che io all'interno del main ho utilizzato delle funzioni che sono scritte da un'altra parte e ho collegato i vari moduli attraverso il link utilizzando l'idle file che contiene i prototipi. Senza quei prototipi il compilatore non avrebbe portato a buon fine la compilazione. Allora ragazzi, questo è il metodo standard per fare una progettazione di un codice su più file. Utilizzate l'ambiente NetBeans che vi dà direttamente il project dove ci mettete tutto dentro per arrivare alla conclusione. Va bene ragazzi, scusatemi, sono allungato.